Presidente provinciale dell'Arci, cosa è successo questa mattina in via Librini? È successo che alcuni ospiti dei nostri progetti, un gruppo di somali che è residente in un appartamento a Terni, ha protestato perché abbiamo ritardato il pagamento del contributo che hanno abitualmente, perché sono persone ospiti di un progetto che si è definito Emergenza Nord Africa dal 2011 e che pian piano, come altre persone di questo progetto che dura da 3 anni, sono piuttosto viziate dal sistema italiano di protezione dei profughi. Abitualmente i progetti durano un anno, in questo caso lo Stato non è riuscito a dare risposte efficaci per l'uscita dai progetti e quindi loro hanno iniziato ad utilizzare le nostre strutture come albergo per i loro amici. Di conseguenza abbiamo ritenuto fondamentale mettere uno stop e dire ok, abbiamo diritto a prendere i nostri posti letto e a utilizzarli per le persone che attualmente sono a Lampedusa, a Pozzallo, a Taranto e che arrivano con i bambini adesso. Quanti sono gli abusivi nell'appartamento? Non abbiamo contezza, diciamo, i posti disponibili sarebbero 5, quelli che non ci vengono dati, ne abbiamo visti soltanto 3, ma non possiamo dire un numero preciso perché non siamo presenti ogni ora e ogni notte, ormai sono percorsi di accoglienza sul finire, quindi non c'è un controllo 24 ore su 24. Se non se ne andranno, cosa succederà? Noi interromperemo i servizi e chiederemo agli enti titolati, la prefettura e la questura, di agire secondo i regolamenti. Quindi verranno denunciati? Denunciati oppure tirati fuori comunque dall'appartamento.